e-commerce in Selex, quando partirà e che caratteristiche avrà? In realtà è già partito da qualche settimana con un nuovo sito che si chiama cosicomodo.it, la spesa fatta in casa. Questo sito ha l'obiettivo di aggregare in un'unica piattaforma, non solo tecnologica ma anche accessibile ai consumatori, tutte le insegne del gruppo che progressivamente svilupperanno dei servizi di e-commerce. In questo momento sono partite 3 insegne, il Gigante, Mercato e Emisfero, e sono partite con un modello che è il clic e ritira con consegna sul punto vendita con la modalità drive, quindi in parcheggi dedicati dove il cliente viene accolto dall'operatore e al cliente viene consegnata la spesa direttamente in macchina. Questo è un inizio, noi intendiamo in questo modo iniziare a fare palestra in questo canale importante, soprattutto a Tendere. È un inizio perché prevediamo di attivare l'home delivery nei prossimi mesi, ma soprattutto di allargare il servizio a tutto il territorio, coinvolgendo le altre insegne del gruppo, che sono oltre 15, quindi abbastanza numerose, e attraverso di loro modalità differenti tra click and collect e home delivery andare a servire i consumatori in tutte le regioni italiane. E-commerce oggi perché? Quanto conta per il grande distribuzione? Oggi, se guardiamo i numeri, conta poco. Oggi l'offerta è limitata ad alcune insegne e ad alcuni territori. Quello che però a me preme sottolineare è che non è importante quanto conta oggi, ma quanto conterà nei prossimi anni. Io non credo che possiamo immaginarci un retail alimentare senza una componente di e-commerce, con i modelli che ci sono o nuovi modelli che si potranno affermare. Quindi il gruppo Selex deve esserci in questo canale, deve esserci da protagonista come lo è sul fisico con i negozi e i nostri punti vendita, e quindi l'investimento che noi abbiamo fatto è un investimento che traguarda il medio e lungo periodo, con tutta una serie di step che ci consentiranno di abituarci a delle nuove modalità, perché è un business parzialmente diverso, e soprattutto di coinvolgere i nostri clienti che sono certo, come già oggi, saranno contenti di avere questo servizio. Ecco, la cosa molto caratteristica del vostro e-commerce è che aggrega 15 diversi gruppi in un unico gruppo che però è legato ai siti istituzionali. Ci vuole spiegare in che modo? Noi abbiamo questa caratteristica di operare con insegne nazionali, quali Famila e AEO, e con insegne che sono leader regionali. Questa caratteristica, mentre sul presidio fisico del territorio è un limite relativo, rischia di diventarlo nel momento in cui deve diventare un punto di riferimento sull'online nei motori di ricerca. Per questo motivo abbiamo pensato di dare 2 opportunità di ingresso ai servizi di e-commerce per i clienti che si rivolgeranno a noi. Uno più intuitivo attraverso i siti istituzionali delle insegne con i punti vendita fisici, e l'altro che aggrega appunto queste insegne in un unico contenitore dove concentreremo gli investimenti in comunicazione e web marketing. Quindi è una doppia modalità che comunque tende a valorizzare l'esperienza insegna, quindi il cliente farà un acquisto su una delle insegne e in particolare sull'insegna che sceglierà, ma attraverso cosicomodo.it avrà l'opportunità di avere più servizi e in prospettiva anche di accedere a servizi non solo di spesa online, ma anche di vendita specializzata di prodotti in una logica verticale. Credo che questa sia un'opportunità, perché oggi i clienti si rivolgono all'e-commerce non solo per fare la spesa online, ma anche per acquistare prodotti particolari o prodotti specialistici. Possibile aggregazione verticale verrà gestita sempre dalla singola impresa o a Tendere si potrà pensare a una gestione centralizzata per alcuni servizi o alcuni prodotti? Sono aperte entrambe le strade. Sicuramente un'offerta verticale si presta più facilmente a una logica di home delivery e a una logica di magazzino centralizzato, che implica una collaborazione tra più imprese soci.
tecnologicamente come funziona? Noi abbiamo una piattaforma tecnologica a cui abbiamo aggregato tutti gli elementi che servono per un e-commerce, a partire dal front-end piuttosto che il back-end. La parte particolare del nostro e-commerce è che questa piattaforma tecnologica rappresenta assortimenti, prezzi, promozioni che arrivano direttamente dagli ERP dei singoli soci, quindi i sistemi dei soci sono stati integrati con delle interfacce specifiche a questa piattaforma e-commerce. Ogni socio ha una sua porzione di questa piattaforma all'interno della quale rappresenta ciò che intende vendere con la modalità che intende attivare.